50 km di piste di ogni grado di difficoltà affacciate sulle Dolomiti del Brenta, uno degli scenari di montagna più belli del mondo. Quale posto migliore dell'altopiano della Paganella per dimostrare la mia abilità di sciatrice? Vabbè, lo ammetto, sono una principiante e ho sempre provato un po' di invidia per quelli che sanno affrontare con nonchalance ogni tipo di discesa. Però, siccome nella vita c'è sempre spazio per migliorare, ho deciso di perfezionare la mia sciata e questo mi sembra proprio il posto ideale. Innanzitutto è decisamente comodo. Dall'uscita autostradale di Trento bastano pochi minuti per raggiungere gli impianti di risalita, che portano fino a oltre 2100 metri di altitudine. Da qui il panorama è veramente spettacolare. Per saperne di più sulle piste dell'altopiano della Paganella, do appuntamento a Ruggero al rifugio d'Osson. E siccome sono un po' in anticipo, inganno l'attesa in dolcezza. Oh. Cosa mi hai portato? Ah, la nostra sacca. Mamma mia, che buona. Senti qua con me. Grazie. Mamma, è bellissimo questo posto, il panorama di sicuro non manca, eh. E il rifugio è nuovissimo. Sì, è nuovissimo, è una struttura inaugurata l'anno scorso e fuori è stupendo, ma dentro merita. Cosa c'è dentro? All'interno è stato strutturato in varie parti, diciamo che troviamo una sala ristorante alla carta e una sala self-service, un bellissimo banco. I servizi non mancano, insomma. Esatto. Qui si può venire a fare sport e anche rilassarsi. Poi con questo sole non ci facciamo mancare niente. Esatto, esatto. Ben arrivato. Ciao, grazie. Allora, Ruggero, io lo so, sono una delusione dal punto di vista sciistico, però ce la sto mettendo tutta, te lo prometto. Però credo che qui in questo posto meraviglioso ci siano piste adatte proprio a tutti. Sì, sei nel posto giusto, comprensore della Paganella, oltre ai provetti sciatore e anche ai neofiti, no? Quelli che vogliono iniziare. Abbiamo 4 campi scuola, 3 in paese e 2 in quota, quindi si può sciare sia vicino all'abitato ma anche poi salire a 1800, anche quasi a 2000 metri per poter imparare a sciare. Mamma mia! Ruggero mi fa notare che nei pressi del rifugio c'è un'area dedicata ai più piccoli. Mamma e papà affidano i loro bambini agli animatori, che sanno come intrattenerli e farli divertire, mentre loro si godono in tranquillità la giornata sugli sci. Le piste dello Schiarea della Paganella sono famose in tutto il mondo ed oltre ad essere state scelte dalle nazionali americana e norvegese per gli allenamenti dei loro atleti, sono spesso teatro di gare importanti, come questa, che ha visto affluire bancari di tutta Europa per sfidarsi con gli sci ai piedi. Prima di arrivare alla pista nera, cosa mi consigli per diventare brava? Ma guarda, ti consiglio prima di tutto un tapis roulant. Ok. Ti consiglio di sciare in località pianeggiante, quindi possiamo partire dal paese. Va bene. E poi saliamo in quota e facciamo una pista azzurra. Dici di prendere un bravo maestro? Ce ne sono. Io direi tanti. Che alla fine ti consiglio proprio un maestro e puoi partire da lì e vedrai che l'anno prossimo sarai qui come provetto sciatore. Ottimo, e allora cominciamo subito. Prima però posso mangiare una fetta di torta? Ok, gli si vale la pena assaggiare. Ok, grazie. Decido quindi di seguire il consiglio di Ruggero. Solo un buon maestro mi può aiutare a migliorare. Quindi oggi iniziamo a sciare tranquillamente, vedrai che sarà divertente. Andiamo. Ti confesso che non diventerò mai una promessa dello sci, però oggi mi impegnerò, prometto. Mai dire mai. Andiamo. Andiamo. I consigli di Ivo mi danno sicurezza e sono veramente preziosi. Dopo poche discese al campo scuola mi sento già in grado di affrontare una seggiovia. Certo non sono ancora una discesista provetta, ma credo che questo sia già un buon punto di partenza. Ivo è un personaggio straordinario, un vero appassionato di montagna. È stato il fondatore della scuola di sci fai della Paganella e parla con orgoglio delle nuove leve di maestre e maestri che stanno portando avanti la tradizione. Io ce l'ho messa tutta, eh. Sì, sì, direi di sì, sei stata bravissima, hai imparato bene e direi che è andata benissimo
e questo aperitivo ce lo siamo proprio meritato. Meno male, meno male. Tu non sei solo istruttore di sci. Faccio il maestro di sci, l'istruttore nazionale di sci alpinismo, e d'estate faccio l'accompagnatore di territorio. Poi fuori stagione mi diletto anche con le sculture in legno. Quindi non solo insegnante ma anche artista. Sì, anche un po' artista. Non ti annoi mai, insomma. No, no, tutto l'anno in quota e un po' con tutte le attività che collegate alla montagna. Bellissimo. Decidiamo di fermarci a pranzo al rifugio Meritz. Lorenzo, lo chef del ristorante, ci prepara un menù straordinario. Cuori di pasta, miele e mascarpone con ragù di coniglio a punta di coltello, medaglioni di cervo in salsa di teroldego con polenta e lardo croccante, il tutto accompagnato da un ottimo marzemino. E per finire, un semifreddo di grappa di moscato con sauté di fichi caldi al Trento Doc. I sapori sono difficili da raccontare, ma le immagini parlano da sole. Sull'altopiano della Paganella, lo sci riveste ovviamente un ruolo molto importante, ma anche il dopo sci offre momenti di svago e relax. In particolare mi colpisce il Biblio Igloo, una tenda situata all'arrivo della telecabina Laget Prati di Gaggia, che ospita una biblioteca e un laboratorio di arte e pittura. Ma la giornata non è ancora finita. All'Andalo Life Park i bambini si possono ancora divertire con una discesa sui gommoni. Ma solo i bambini? Yeah! Dopo una giornata di sci, l'Andalo Life Park è il posto migliore dove andare a trascorrere qualche ora. Si può fare una sauna nel grande centro benessere, affidarsi alle mani esperte di un massaggiatore oppure fare un tuffo in piscina. E non manca neppure il palaghiaccio. Sugli sci non sono una campionessa. Vediamo come me la cavo con i pattini ai piedi. Forse un po' meglio. Il sole è ormai tramontato, ma la piazza centrale di Andalo è ancora molto vivace. Un gruppo di ragazzi dell'animazione sta preparando un aperitivo a base di polenta e vin brûlé. Mi faccio coinvolgere nel gioco, però mescolare la polenta sembrava più facile. Luca, ma questa è casa tua? Magari, sarebbe veramente bello. Davvero caratteristica. Sì. Un posto ideale per assaporare una polenta buona come questa. Ci fa un po' tornare indietro nei vecchi tempi, una polenta del genere. Poi mi dai la ricetta, eh? Assolutamente sì. Quindi pensavo di aver fatto tutto oggi, perché ho sciato, sono andata alla Biblio Igloo, che è un'idea bellissima. Ho pattinato, ho fatto una passeggiata, insomma, ci sono tantissime altre cose che non ho ancora fatto, quindi la prossima volta devo venire almeno una settimana. Almeno una settimana, guarda. Puoi immergerti nel parco naturale della Mello Brenta, mettere le ciascole e fare una passeggiata immerso nel bosco, puoi salire su una carrozza tornata dai cavalli, oppure se hai voglia di una cosa più avventurosa, anche provare le fat bike, che sono le bici con le ruote grasse, appunto, che vanno anche sulla neve. Divertentissimo. Beh, allora qua l'appartamento è già prenotato. Bene, sì, te lo lascio. Okay, perfetto.